Un folto pubblico ha partecipato ad Atria, all'auditorium di Sant'Agostino, alla presentazione del libro del professor Nino Bindi dal titolo Lettere e pagelle di un professore. Un libro, ci dice l'autore al nostro microfono, scritto a 220 mani, che raccoglie le testimonianze di oltre 200 ex alunni del professore, insegnante atriano e con una carriera trentennale alle spalle. Come è nata l'idea di realizzare questo volume? Ma dunque, l'idea nasce 30 anni fa, qualcosa del genere. Però per la mia indolenza, per la mia pigrizia, siamo arrivati quasi fuori tempo massimo, però siamo arrivati a produrre questo libro. Nasce da un'esigenza di tirare fuori tutto quello che della scuola mi piaceva poco. Un poco che danneggiava la professione, ma anche in parte gli alunni. E quindi tutto quello che diciamo ho digerito poco o male l'ho voluto mettere nel libro, ma non l'ho voluto fare soltanto per esprimere un mio concetto, una mia opinione, ma mi sono voluto confrontare dando la parola agli studenti, perché il libro contiene le pagelle date dagli studenti, proprio numericamente. Poi l'editore a un certo momento ha capito che i numeri raccontano male le situazioni e quindi mi ha pregato di procurarmi delle mail, e sono arrivate anche queste. Quindi la prima parte del libro è composta da pagelle e da lettere, esattamente 47, che gli studenti mi hanno inviato. Una serata intensa ed emozionante, nel corso della quale c'è stato anche un omaggio a Giovanni Verna, giornalista e in passato anche caporedattore presso la sede RAI abruzzese. Colui che portò ad Atri insieme al professor Tommaso Antonelli una manifestazione chiamata proprio il Mercoledì della Cultura. A ricordare la sua figura e il suo straordinario lavoro svolto tanti amici e colleghi come Franco Farias e Umberto Braccili, giornalisti che con Giovanni Verna hanno condiviso momenti storici ed indimenticabili presso la sede RAI abruzzese, e l'attuale direttore dell'Araldo abruzzese Gino Mecca, un giornale che Giovanni ha diretto per tanti anni. Ed è stata proprio la figlia Tina a ringraziare tutti coloro che non hanno mai dimenticato il papà Giovanni, continuandolo a portare con loro e dentro di loro, ovunque e in ogni istante della vita. Queste le sue parole. Gli altri amici che voglio salutare questa sera sono Franco Ferres e Gino Mecca. Li saluto soprattutto per un motivo, perché loro rappresentano le seconde famiglie in seguito di mio padre, la RAI e la RAI. Molti dei colleghi della RAI, di cui un saluto anche Umberto Braccini, che è tra il pubblico, grazie Umberto di essere qui, molti dei colleghi della RAI sono stati veramente una seconda famiglia per noi, specialmente dopo la morte di mio padre, quando era facile, sarebbe stato facile dimenticarci. Loro non l'hanno fatto. Grazie. Ma tornando al volume del professor Nino Bindi, questo vuole essere anche una riflessione sul mondo dell'istruzione, che è al tempo stesso un pamphlet, un diario collettivo, un epistolario moderno e un dialogo sulla scuola di ieri e di oggi. Qui si parla anche di social network. Ma sì, perché diciamo l'esigenza nasceva ai tempi dei banchi, però adesso per recuperare gli studenti si è ristabilito il contatto con Facebook e quindi ovviamente ecco perché c'è il network di mezzo, perché è stato utilissimo, insomma, per la ricerca e per le indagini che ho fatto. Sta pensando ad una nuova iniziativa editoriale dopo di questa? Questa domanda mi è stata fatta l'altro ieri a Giulianova e francamente ho detto no secco, perché non mi piace scrivere per scrivere, ma scrivere per dire, e al momento non avrei niente altro da dire. Mi sono liberato di questo problema e quindi sono contento così.